Permedica è un'azienda medicale specializzata nella protesi anche a ginocchio e spalla. È stata fondata da me e comunque è un'azienda che è in crescita quotidianamente. Investiamo tantissimo in ricerca e sviluppo e devo dire che negli anni siamo riusciti a prendere delle quote di mercato che non pensavamo poi di riuscire a prendere. È nata negli anni 90 e ha cominciato subito a lavorare con Mazak a pieno regime, con centri di tornitura e fresatura. Permedica ha 150 dipendenti, vende in parecchi paesi e ha 4 filiali in questo momento. L'obiettivo di Permedica è l'automazione, possibilmente insieme a Mazak, e creare nuovi mercati, diciamo diventare globale in questo settore. Sfida difficile, complessa, ma importante. Noi stiamo investendo tantissimo a livello di innovazione e di tecnologie, quindi abbiamo introdotto nuove tecnologie di fabbricazione e stiamo puntando sulla 4.0 e sull'innovazione insieme a Mazak. Il plus che noi pensiamo di avere è la flessibilità e la capacità di fare tutto il prodotto internamente senza utilizzare fornitori esterni. Partiamo dalla forgiatura e arriviamo al prodotto finito. Abbiamo anche la sterilizzazione interna per dei prodotti speciali. Questo è un esempio di automazione Mazak. Parliamo di un cotile d'anca, press fit. Creiamo il forgiato e dal forgiato in automatico lo lavoriamo e arriviamo al prodotto finito. Noi abbiamo un controllo qualità rigorosissimo, quindi le fasi a rischio vengono controllate una a una. Quindi non ho una lotto, ma il singolo prodotto viene controllato con sistemi automatici. Il mercato chiede qualità, prezzo, servizio e flessibilità. Ci sono le nuove normative MDR che mettono in condizione le aziende di dover fare degli studi importanti a livello tecnico-scientifico sui prodotti che propone sul mercato, e questa è la sfida del futuro. Questa deve essere fatta con innovazione, con trial clinici e rendere performante i prodotti che noi fabbrichiamo. I materiali che vengono usati in ortopedia sono cromo cobalto, titanio, polietileni, ceramiche, sono diciamo quelli sono standard e sono quelli sempre usati. Oggi le novità sono l'additive manufacturing o processi di rivestimento speciali. La collaborazione con Mazak è nata dall'inizio. Noi abbiamo cominciato con torni classici e macchine 5 assi e poi oggi abbiamo trasformato tutto in automazione, quindi abbiamo delle macchine senza presidio. Grazie a Mazak abbiamo messo a punto insieme dei processi di industrializzazione dei prodotti che noi vogliamo fabbricare. Per esempio abbiamo la produzione in automatico di cotili, cupole mobili, steli, senza che l'operatore debba essere presente a bordo macchina. Molte delle macchine che abbiamo di Mazak lavorano senza presidio. Questo permette di avere una qualità e ridurre i costi di produzione. Con Mazak abbiamo un rapporto che dura da decenni e la scelta è rivolta a Mazak perché abbiamo una qualità di CNC importante e poi abbiamo una grossa assistenza post vendita. Quindi Mazak ci è sempre venuto incontro quando sono nate delle problematiche di fabbricazione e questo ci permette di collaborare insieme da anni. In questo momento Permedica insieme a Mazak sta investendo e puntando sull'innovazione. Significa automatizzare tutta la produzione di Permedica senza presidio e in questo momento ci stiamo riuscendo. Post pandemia faremo degli importanti investimenti insieme a Mazak per rendere possibile tutto questo.